Benvenuti, grazie a tutti per i tea, grazie ai nostri ospiti. Siamo al secondo appuntamento di approfondimento del volume edito da Piedimosca, e così fece questo amore a mare, Dante e la filosofia del Novecento, curato dal professor Massimiliano Marianelli dell'Università degli Studi di Perugia. Volume che raccoglie numerose voci e numerosi punti di vista che approfondiscono un tema al di là del centenario, quest'anno appunto il centenario Dante, sempre di estremo interesse ed estrema attualità, appunto Dante e il suo rapporto con la filosofia del Novecento. Prima di cominciare l'avvicendamento dei nostri ospiti che presenteranno, sono appunto gli autori che presenteranno i loro saggi all'interno del volume, ricordo che l'evento è stato organizzato dal Comune di Perugia, assessorato alla cultura, in collaborazione con l'Università degli Studi di Perugia e Munus Arts and Culture. E approfitto per ringraziare tutti, dall'assessore Varasano che ci ha introdotto questa serie di interventi nello scorso appuntamento che potete trovare caricato sui siti social del Comune di Perugia e del Museo Civico di Palazzo della Penna, e il professor Marianelli, la casa editrice Piedimosca e tutti i nostri ospiti. Allora, comincerei ora appunto col professor Emmanuel Gabellieri, vicerettore dell'Université Catholique di Lyon. Prego, professore. Grazie per l'invito. Allora, un primo momento per dire che il mio italiano è molto debole, dunque fa una brevissima comunicazione in italiano, ma sì, difficile di fare traduzione, citazione sarebbe in francese, no? E abbiamo la facoltà dopo di fare traduzione in italiano. Allora, la mia intervenzione era su Sapienza antica e cristiana di Ozanam a Étienne Gilson e Hans Urs von Balthasar. Dunque, tre figure del pensiero contemporaneo, ma Ozanam è un secolo avanti. Gilson, Balthasar, Novecento, no? L'origine di questo intervento è un convegno a Lione due anni fa su Ozanam e Dante. Ozanam è molto conosciuto in Francia come una personalità del cattolicismo sociale francese, ma è meno conosciuto il Ozanam filosofo, storia del pensiero e del pensiero filosofico, poetico, teologico, cristiano. Dunque una figura un po' come Dante che si vuole universale sul piano della cultura, dell'incontro dei discipline, no? E dunque questo è in Francia è importante di redécouvrir Ozanam come lettori di Dante, perché in Francia come in Italia penso che Ozanam non è molto conosciuto come discepolo di Dante. Dunque un'ispirazione che mi ha toccato per questo intervento è un parallelismo tra una frase di Ozanam e una frase di Étienne Gilson su Dante. La formula di Ozanam è qui, concernente Dante, in francese. Il y avait place en Dante pour toutes les admirations justes parce qu'elles ne sont jamais incompatibles. Ok? Et Étienne Gilson, un volume sur la philosophie de Dante, dit questo: l'œuvre de Dante non est un système, mais l'expression dialectique et lyrique de toutes ses loyautés, de toutes ses loyautés, de toutes ses admirations. Et donc, questo parallelismo tra il giudizio di
Osanam e di Gilles Son, per io è un'introduzione alla mia visione che fa il legame tra Osanam, Gilles Son, Guardini anche e Balthasar. Allora, mise in rilievo di qualche punti, no? Ciascuno di questi autori sono ammirativo in Dante della capacità di legare il rapporto alla filosofia antica, alla filosofia medievale e alla modernità. Perché per Osanam in Dante il modo di fare un legame tra antichità pagana e cristiana è un modello per tentare dopo di fare un legame tra la tradizione umanista antica medievale e la modernità. È un modello di secondarietà per la storia della cultura. Dunque, qualche punti. Primo, in Osanam, ammirazione della capacità di Dante di legare la verità del paganismo e la verità del cristianismo. La figura, evidentemente, Virgile. Virgile, poi Beatrice, due visioni, incarnazione della verità del paganismo e del cristianismo, che fa un'integrazione della verità della natura e della verità della grazia e della verità dell'incontro tra natura e grazia, no? Che si fa notevolmente nel pensiero medievale con Saint Bernard, Saint Bonaventure, Saint Thomas d'Aquin, come Platone e Aristotele anche sono unificati per Dante. In Osanam abbiamo questa formula: la Divina Commedia è la somma letteraria e filosofica del medesimo e Dante è il San Tomà della poesia, il San Tomà della poesia. Questa formula è magnifica perché significa che l'ammirazione di Osanam per Dante è l'ammirazione per un pensiero che è insieme filosofo, teologo e poetico. E questa unità è eccezionale nella storia della cultura. Arrivo a Balthasar, il giudizio di Balthasar nella La Gloire et la Croix, la grande opera di teologia estetica, no? Che vede in Virgil e Plotin il più alto pensiero antico, no? Che si ritrova in Dante. L'eccezionalità di Dante per Balthasar è di legare la gloria cosmica e la gloria dei, le due, la gloria cosmica del paganismo, la gloria dei della rivelazione cristiana. E se passiamo a Gilson nel libro Dante e la filosofia, questo libro era una replica a un altro libro di un teologo francese, il Padre Mandone, che aveva scritto un libro intitolato Dante Teologo. E Gilson, Etienne Gilson, filosofo tomistico, no? Dice a Mandone, domenicano, non è una verità Dante Teologo. Dante non è teologo, non è filosofico, ma è primo poeta. E poeta anche è teologo e filosofico, ma la verità profonda, il centro è la poesia. Il genio di Dante è questa capacità di unificare filosofia, teologia e poesia, ma la poesia è il centro di tutto. E dunque non volontà di recuperazione filosofico o teologia, ma rispettare il centro poetico di Dante. Poi Guardini anche ha questa insistenza nel il suo libro Dante, visionario dell'eternità.
Guadigny dice che Dante è uno dei tre o quattro più grandi poeti dell'Occidente. E la capacità unica di Dante è di essere il poeta del mondo terrestre, della verità del paganismo trasfigurata per la rivelazione cristiana, e anche di unificare una filosofia poetica, popolare e savanta. Una filosofia che ha la capacità di legare la cultura popolare e la cultura savanta. Questo è raro anche nella storia della cultura. Dunque di fare una rilettura del cristianesimo dove la rivelazione non è un superamento del mondo, ma un movimento, in francese, par lequel le monde n'est pas abandonné, mais maintenu. La rivelazione chrétienne transfigure le monde, mais maintient sa vérité sans l'abandonner. Non è una fuga, fuori del mondo. E dunque Dante è un pensiero che ha la capacità raro di legare strettamente il finito e l'infinito. Questa è la verità cristiana. Non è un'opposizione o una necessità del legame tra finito e infinito, ma una convenienza che è la verità della rivelazione. Dunque, questo, la mia visione è di vedere nella sequela di pensatori, Ozanam, Gilson, Guardini, Balthasar, una stessa capacità di vedere, la capacità di, Dante di totalizzare la storia della cultura occidentale. Anche la sapienza orientale che è presente, non ha il tempo di sviluppare questo, ma l'insistenza di Ozanam, per esempio, sulle socie orientali di Dante, allusione alla mistica orientale, giusto al buddismo, all'India, no? Che è un profetismo dell'incontro tra sapienza occidentale e sapienza orientale anche. Dunque, voilà, una visione di integrazione delle dimensioni della cultura che è eccezionale nella storia del pensiero cristiano. Grazie. Sì, va bene così? Grazie professore, benissimo, la ringraziamo molto per questo intervento estremamente interessante. Grazie. E allora adesso passo la parola al professor Marco Moschini, docente di filosofia teoretica presso l'Università degli Studi di Perugia. Prego. Grazie a tutti, grazie di essere qui a presentare questo bel volume ricco e denso a cui attingo con interesse quasi tutte le sere perché vi sono contributi veramente importanti. Mi ricollego bene a quello che ha detto il professor Gabellieri perché la grande questione sul Dante filosofo, il Dante teologo, che ha aperto e impegnato soprattutto il pensiero cattolico nella prima metà, seconda metà del XX secolo, si ripercuote nel contributo che io ho voluto dare in memoria soprattutto di un filosofo recentemente scomparso, un caro amico, che è Maurizio Malaguti, che dedicò proprio al pensiero di Dante un saggio nel 1996 dal titolo La metafisica del volto. È stato per me un modo non solo per ricordare Maurizio Malaguti, ma di ritrovarmi dentro quelle che sono state le letture su Dante che Malaguti aveva compiuto e le aveva compiute all'interno di quella scuola dell'ontologismo critico cattolico neo-bonaventuriano che si era aperta a Bologna, alla quale io appartengo.
E quindi è stato un po' un modo di ritrovare in Maurizio Malaguti quello che abbiamo ricevuto dal comune maestro che dalla cattedra bolognese aveva appunto esposto questa singolare riproposizione della struttura esperienziale del pensare teologico dentro dentro il quadro teoretico di un neobonaventurismo rinnovato. Certo, se la teologia è discorso logico su Dio, se la filosofia è sistema meramente questionante logicamente i suoi temi, se la filosofia è semplicemente una concettualizzazione, allora Dante non è filosofo, Dante non è teologo. Questa è la conclusione della considerazione gilsoniana della famosa querelle intorno alla teologia o filosofia o meno di Dante. Si parla spesso di filosofia in Dante, cioè Dante che aborda filosofi senza esserlo. Bene, ma l'assunto è questo: la teologia è discorso logico su Dio, la filosofia è sistema concettualizzante. Bene. Nel quadro del pensiero neobenaventuriano a cui Maurizio Malaguti apparteneva e che ha profondamente esteso, questa è forse una via storica della filosofia, forse una via storica della teologia, ma non è teologia, non è filosofia, perché la filosofia è esperienza, non concettualizzazione. La filosofia e la teologia è esperienza di incontro ed è riformulazione di questa esperienza viva che va ad affermare l'imprescindibile fondamento di ogni comprensione. E il linguaggio, che è sempre un linguaggio inadatto all'esperienza, teologica, non può che trasformarsi in un linguaggio poetico. Allora, se questa è teologia, questa è filosofia, Dante è teologo, Dante è filosofo. Questo è stato il grande, come dire, la grande visione di Maurizio Malaguti sul testo dantesco. Proprio usare Dante in una funzione antisistematica della teologia. Proprio per porre Dante in esempio lampante di quella teopoetica, come oggi si ama definire, in special modo in molte scuole filosofiche e teologiche contemporanee, in quella teopoetica che annuncia il sempre saputo della teologia, cioè il fatto che essa è un experiri della mens, direbbe Bonaventura. Un adesio della mens. Allora, certo, per Maurizio Malaguti, Dante ha costituito questa chiave di volta e ha illustrato la grandezza di Dante in questa chiave di volta, cercando anche di mettere, come dire, una opposizione a questo dicitur spesso filologico, a volte anche troppo pedante. E intorno a qui ha citato Tommaso, qui ha citato Scotto, qui ha citato quasi far vedere un enciclopedismo di Dante piuttosto che un'originale struttura costitutiva della teologia, così come Dante l'ha pensata poeticamente. Quindi in Dante noi non abbiamo semplicemente una bella costruzione letteraria, sicuramente un capolavoro della letteratura occidentale, diceva prima l'amico professor Gabrielieri. Non solo abbiamo questo caposaldo, dice tra i tre, no? Dicevamo, ricordavamo, tra i tre poeti più importanti di questa nostra civiltà occidentale. Non solo questo. C'è un rimando ad un pensiero essenziale, c'è un rimando ad un pensiero costitutivo, ad una teologia viva che ha un fine: dissipare, allontanare, diradare la tentazione nichilistica. Una tentazione nichilistica che
continuamente si oppone sulla base di un'esistenza oscura, paurosa, di un'esistenza che ci fa ritrovare in una selva. Questa esistenza che pare nichilisticamente segnata, essa ha oltraggiato assolutamente quella imprescindibile presenza dell'essere e questa sua testimonianza attraverso la nostra stessa presenza singolare, viva, identica, identica a quel principio, ma differente ontologicamente dalla sua natura. In questo gioco tra essere ed esistente, dove l'essere ha bisogno dell'esistente in una forma quasi dialogica, ma dove l'esistente non può esorbitare né raccogliere la totalità di questo fondamento, questo principio Dio che è fondamento del nostro stesso esistere. Quindi questa teologia viva è allontanamento da questa tentazione nichilistica. E Dante, il cammino dantesco, è la figura di questo allontanamento dalla tentazione nichilistica per recuperare il vissuto vero, il vissuto come dire, singolare. Non sfuggirà a nessuno di noi, no? Questa grande carrellata di nomi che sarebbero destinati all'oblio, se non fossero stati eternati dalla parola di Dante. Come possiamo pensare di poterci ricordare di Vanni Fucci, l'adruncolo fiorentino, se non per la grandezza eternizzante della poesia di Dante? O il dramma di Pia dei Tolomei, la Divina Commedia, come commentava Boccaccio veramente, il canto della soggettività che diventa eterna di fronte all'eternità. O come dice Dante, scusate, come dice Hegel, la Divina Commedia è il vero poema cattolico perché mette il singolo eternizzato di fronte all'eterno giudizio. Questo è lo scopo della Divina Commedia, questo è il risultato della Divina Commedia, altro che semplice poesia che aborda o fa arrembaggio della filosofia, della cultura e della scienza del suo tempo. Essa è pensiero che prende forma poetica. Questa caducità umana, il poema di Dante ci dice, è recuperabile, risalendo oltre lo smarrimento, risalendo oltre l'incertezza, fino ad un livello che è quello della candida pirrosa, dove appunto avremo una presenza appagante ma che sfugge, una visione che ci appare ma che non compiamo. Esattamente. Come il contuitus bonaventuriano, che è questo cointuire con Dio per essere subito allontanati da Lui. E cosa cointuiamo in Dio, secondo Dante, letto da Maurizio Malaguti? Il volto. Il volto di Cristo che diventa immagine del volto di ogni singolo di noi, che in questa esperienza di caducità è chiamato a fare questo cammino dell'elevatezza qualificante della propria esistenza, del proprio linguaggio. Ecco perché il linguaggio di Dante diventa un linguaggio pluriespressivo. Diventa un linguaggio, come dire, caratteristico di uno spirito, io direi, di un popolo, di una cultura, ma non solo di questo. Diventa caratteristico dello spirito di ognuno, di ogni singolo. Quindi è la figura dantesca come prossimi al nulla, questo ci dice Dante, ma sempre aperti ad un innalzamento, prossimi al baratro oscuro, ma sempre aperti alla visione e alla purificazione di questa visione, che non può che essere una purificazione poetica, un dispiegarsi nel nostro volto nel volto del Cristo. Allora, altro che teologia, questa è l'espressione dell'esperienza teologica, è l'espressione di una metafisica del volto, non una metafisica dell'essere, dell'ente, delle cause e degli accidenti. È l'esperienza teologica dell'altro.
l'esperienza superdialogica. Ecco perché, stando anche un po' in colloquio con Emmanuel, in certo qual modo noi abbiamo anche l'esperienza guardiniana, ritroviamo l'esperienza guardiniana dell'interpretazione di Dante e la ritroviamo anche con quel concetto di gloria di von Balthasar, dove c'è questo aesthetische Vernunft, dice il cardinale gesuita, l'elemento caratteristico che ci fa cogliere la Shekinah di Dio, la sua gloria. Ecco, Dante è questo. Allora, in dialogo, in dibattito, Malaguti, con tutto questo pensiero della filosofia contemporanea, che va a recuperare il portato della poesia dantesca. Non so se ho sforato. No, va benissimo, grazie. Grazie dell'intervento, anche questo è estremamente interessante e vediamo appunto come poi si legano e questo volume così ricco vive. E adesso procederei quindi con un'altra voce, il professor Giovanni Pizza, docente di discipline demo-etno-antropologiche e direttore della scuola di specializzazione di beni demo-etno-antropologici, Università degli Studi di Perugia. Grazie. Professore, Ecco, il ha attivato il microfono. microfono. Sì, grazie. Io stavo ringraziando lei per la cortesia con cui ha organizzato questa registrazione e ringraziando Massimiliano Marianelli, che ci ha dato la possibilità di questo coro di voci in più riprese, plurale, e poi salutare l'amico Marco Moschini, che con Marianelli appunto e anche con Sacco, altri, diciamo, che hanno partecipato al libro, è parte del nostro Ateneo di Perugia. Ed è parte del nostro dipartimento. Anch'io, come Moschini, e tra l'altro devo dire che non è facile intervenire dopo Moschini e Gabelleria, questo ho detto perché hanno già detto delle cose importantissime, però è anche utile richiamarsi a quanto hanno detto. Per esempio, a mio avviso, Gabelleria ha posto un problema centrale, cioè il fatto che Dante costituisca una congiunzione tra la cultura appunto colta, egemone, diremmo in termini per entrare subito nel mio argomento, che è quello di Antonio Gramsci, e la cultura popolare, la cultura subalterna. C'è un legame che è incarnato dalla poesia straordinaria, dall'arte straordinaria di questo sommo poeta italiano, che non a caso ha, non retoricamente, ha questa, diciamo, attribuzione. E però io devo dire che non è solo teologia, non è solo filosofia, non è solo poesia questo nesso. È un nesso, a mio avviso, neanche solo sociale o culturale, così come potrebbe essere inteso da parte di un antropologo, quale io sono, e però è un nesso politico. Se a mio avviso l'attenzione che io ho cercato di portare sulla figura di Dante è un'attenzione alla dimensione politica. Questa mediazione di cui parlano i colleghi con tale complessità è una mediazione a carattere politico che non a caso aveva sollecitato quello che poi è stato il motivo per cui mi hanno chiamato me. Io non sono un dantista, non sono neanche un gramsciologo, però su Gramsci so un po' di più di quello che so su Dante e quindi sono stato chiamato da Marianelli a lavorare sul Gramsci che legge Dante. E dunque, come stavo dicendo, Massimiliano ha avuto... È stato molto bravo a immaginare un libro plurale, corale, di voci differenti, che usi anche chi non ha la competenza dantistica, usi un autore come me, naturalmente, non come i colleghi che mi hanno preceduto. Io non sono, l'ho detto, un dantista, però posso usare un autore che ha letto, che ha guardato, che ha lavorato molto su Dante, e quindi il mio contributo è un contributo sul Gramsci, su Antonio Gramsci che legge Dante, di qui la questione politica. Però la questione politica, diciamo così, io la affronto mettendo insieme due altri temi, che sono il tema della lingua italiana e il tema della genere, del rapporto col femminile, tra maschile e femminile, almeno del genere per come è conchiuso nel rapporto maschile-femminile. Poi noi sappiamo che il genere può essere anche altro. E allora in questo senso ho lavorato non tanto su quando Gramsci affronta Dante in maniera
principale, cioè lavorando sulla Divina Commedia, ma su un frammento poco noto rispetto al quale lo stesso Gerratana, che è un filosofo che ha curato l'edizione del 1975, su cui ancora lavorano gli studiosi, nonostante ci sia un'edizione nazionale degli scritti, e anche egli non ha saputo dire da dove veniva questo frammento. È un frammento in cui Dante parla a memoria di una poesia del Dante trentenne, che è appunto così nel mio parlar voglio essere aspro, uno dei componimenti più interrogati dai critici sulle Petruse, sulle cosiddette rime Petruse, che è, diciamo, trattato da Dante in rapporto anche a una rivista del suo periodo, dei primi anni del secolo scorso, che è la rivista Della Pietra. Lui parla di Compagnia della Pietra. Per molti anni non si è capito cosa intendesse, poi si è fatta avanti questa interpretazione. Probabilmente lui parlava della rivista di coloro che si chiamavano La Pietra. Ma perché queste rime si chiamano Petruse? Perché appunto Dante impone un elemento, diciamo così, di confronto col femminile. D'altra parte è di fronte proprio al rifiuto dell'amore della donna che si può elaborare quella complessità teopoetica o poetico-teologica o poetico-filosofica, come vogliamo dire, che Dante produce, diciamo. È di fronte a questo straordinario rifiuto d'amore, questo rifiuto per eccellenza del femminile. Se non che l'antropologia è anche uno studio del presente. E allora è inevitabile per l'antropologo guardare a quelle forme di discorso di odio che nel rapporto di genere, nel confronto fra i generi, fioriscono. E allora ecco che ci sono alcuni passaggi finali del mio scritto sul tema degli incel. Incel è un acronimo britannico che vuol dire involuntary celibates, cioè celibi involontari, coloro che odiano le donne per aver rifiutato la loro profferta amorosa, proprio come la poesia dei trovatori, che è l'esempio centrale affrontato magistralmente da altri colleghi in questo libro, proprio come la poesia dei trovatori fondava l'elemento stesso della genesi del poetico, il rifiuto da parte della donna dell'amore, che porta Dante a una sperimentazione metrica, che porta la poesia di Dante a raggiungere vette insormontabili, credo, anche se Dante aveva 31 anni, ha scritto con questo poema delle cose meravigliose, e che invece fallisce, questo confronto col femminile fallisce, a mio avviso, negli incel, negli involuntary celibates, in queste figure che guardano al genere femminile come a un elemento di contrasto, con odio, e producono addirittura un discorso di odio, e talora, e sono stati studiati dai colleghi statunitensi, dagli antropologi e dalle antropologhe statunitensi, talora partecipano addirittura a quell'odio verso il genere umano che è veramente inaccettabile, ingiustificabile, quindi altro che fallimento, è qualcosa di molto più grave. Ecco, io ho ritenuto di poter salvare la grandezza di Dante. Certamente non voglio entrare nel merito delle complessità teologiche e anche poetiche e anche filologiche addirittura che riguardano il Dante, appunto, produttore di queste straordinarie poesie. Cioè non lo voglio presentizzare, non voglio fare questo errore di presentizzare e di fare critiche anacronistiche e di dire che Dante magari rispetto alle donne doveva pur rispettare. È sbagliato questo, anche perché nella sua poesia noi troviamo una trascendenza altissima che non consente proprio un discorso del genere. E tuttavia un riferimento a questi incel io l'ho voluto fare perché è la questione del genere, che è affrontata anche molto bene da Gramsci, che viene illuminata in questo modo. Allora, in questo senso io non sono un gramscista, non sono un dantista e sono preso tra questi due fuochi, cioè gli studi su Gramsci, gli studi su Dante, perché sono sostanzialmente un antropologo e l'antropologo è quello che fa il giro lungo, diciamo così, che guarda al passato per interrogare il presente e per immaginare un futuro. Io credo che Dante ci dia questi tre elementi in maniera, come dicevano i miei colleghi, estremamente complessa su più livelli, il livello teologico occidentale, il livello filosofico, ma anche l'attenzione al diverso, alla diversità, che è sia la diversità di genere, sia la diversità culturale. In questo io ho trovato
un nuovo mondo di grandissimo interesse, dico nuovo perché io non ero avvezzo a queste letture prima, e però mi sono impegnato grazie a Massimiliano in queste letture e ho trovato un mondo interessantissimo di confronti, la differenza, la diversità che è il pane quotidiano dell'antropologia in Dante è centrale. E di questo ancora ringrazio Massimiliano e tutti voi e anche i colleghi che mi hanno preceduto e che mi seguiranno. Grazie. Grazie a lei, professore, anche per aver sottolineato questo ruolo, questa identità interdisciplinare volume, e poi anche questo giro lungo dell'antropologia che riesce, grazie a questa metodologia, a fare veramente da raccordo. Ora che parlava appunto di Ginzeb, mi è venuto in mente, questa è la mia disciplina, la storia dell'arte. Allora, i corteggiatori dell'arte del grande vetro di Duchamp, il celibatario, appunto. Quindi ecco, sono molto felice che risalti da questi nostri incontri veramente appunto la ricchezza di una materia che parte da Dante, la filosofia del Novecento, passando per questa pluralità di voci, questa pluralità di discipline, veramente ad aprire degli orizzonti molto, molto ampi di ricerca. Grazie. Grazie a lei. Grazie. E allora passiamo e continuiamo nell'esplorazione appunto al dottor Riccardo Renzesi, che è dottorando in filosofia presso l'Université Catholique di Lyon. Prego. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Dunque, il mio contributo vede come protagonista Auguste Valensin, il cui cammino, il cui lungo itinerario intellettuale è contraddistinto da un amore sincero e profondo per Dante. Ma chi è Valensin? Valensin è filosofo, gesuita, allievo di Maurice Blondel, il filosofo, no, dell'azione, prima professore all'Université Catholique di Lyon, dove fonda nel 1923 la Società Lionese di Filosofia. Poi si trasferisce a Nizza, tormentato un po' da una salute molto molto cagionevole, ed è a Nizza nel 38 che fonda la Società di Studi Danteschi. La società dantesca era ospitata all'epoca in seno al CUM, che è il Centro Universitario Mediterraneo, presieduto e diretto dall'amico di Valensin, che è Paul Valéry. Ma l'Italia, l'italiano e il poeta fiorentino occupano uno spazio centrale nella formazione e nella vita di Valensin. Infatti, fin dalla più tenera età, il padre lo inizia al culto di Dante, di Manzoni, l'italiano, della cultura italiana, ed appunto recitando e traducendo i versi della Divina Commedia insieme al fratello Albert, che sarà poi anche lui professore all'Università Cattolica di Lyon, che si innamora profondamente della cultura italiana. Ed è in compagnia di Dante, dice, che Valensin esplora un altro mondo, cioè un universo animato da una sete inesoribile di sovrannaturale. Perché? Perché per Valensin la commedia non è solo un capolavoro o il capolavoro della poesia di ogni tempo, no, è anche altro. Valensin dice, usa questa espressione, la Divina Commedia è un sursum corda, cioè un note celestiale che getta uno sguardo nuovo sulla frontiera tra ragione e mistero, naturale e sovrannaturale. E Valensin individua appunto in Dante, nel poeta fiorentino, un pensiero in versi, potremmo anche dirlo così, che suscita una profondissima riflessione sui fondamenti della spiritualità cristiana. Cioè, per Valensin, Dante è il portavoce di un pensiero che potremmo definire blondeliano ante litteram, che riconosce l'esigenza di una dialettica razionale che non riduca la verità né a un prodotto del pensiero né a un prodotto della logica. Quindi Valensin si pone in rotta radicale con il mainstream della filosofia moderna, che secondo lui cede troppo spesso all'illusione di celebrare una autosufficienza della ragione. Valensin dice chiaramente, leggendo Dante, non è a furia di intelligenza o di calcolo che l'uomo può accedere al mistero che lo definisce, no. La parola di Dante evoca un al di là del linguaggio, un al di là della ragione, cioè una verità inoggettivabile, e qui cito Valensin, di cui l'uomo vive e di cui l'uomo può morire, che non è accessibile alla scienza, ma è accessibile, riconoscibile dalla coscienza.
Ed è appunto richiamandosi a questa trascendenza spirituale della persona, da pensatore cattolico qual è, che Valenza legge Dante con uno sguardo contemporaneo. E lo legge con lo sguardo del maestro Maurice Blondel, che Valenza conosce nel lontano 1897 a Aix-en-Provence, quando era un giovanissimo studente di filosofia, e Blondel era all'epoca professore e maestro di Valenza. Quindi, parlando dell'opera dantesca, Valenza individua, rintraccia in Dante un pensiero universale che precorre di secoli la filosofia del suo maestro Blondel. Cioè Dante, secondo Valenza, ci parla di un pensiero umile, di fatto. Cioè di un pensiero che è al contempo rispettoso del trascendente, ma fiducioso nella capacità esplicativa della ragione. Un pensiero, potremmo dire anche così, che secondo Valenza può gettare nuova luce su quella scommessa che fu per l'appunto di Pascal. Ma una figura che cattura in particolare l'attenzione di Valenza è l'Ulisse dantesco. Ed è nel canto 26 dell'Inferno che, secondo Valenza, il genio poetico del fiorentino porta alle estreme conseguenze la relazione, la dialettica fra ragione e misterio, e ci indica la soglia, la frontiera fra naturale e sovrannaturale. Perché, secondo Valenza, Dante riscrive il mito di Ulisse e anticipa di secoli un pensiero del limite o della soglia della ragione. Un pensiero che poi ritroviamo in Blondel e che descrive, ci indica, traccia una sorta di apice o vetta filosofica, di speculazione filosofica, che fa sì che la ragione possa in se stessa aprirsi alla logica del mistero. Ed è nel febbraio, esattamente il 24 febbraio 39, che Valenza tiene al CUM, al Centro Universitario Mediterraneo, una conferenza che poi verrà diffusa via radio, che porta il titolo di Ulisse, les limites de la raison, cioè Ulisse o i limiti della ragione. E Valenza qui si sfida se stesso, dicendo, perché muove al di là del perimetro della semplice esegesi filosofica o letteraria e si richiama apertamente alla filosofia blondeliana e dice sostanzialmente che nell'Ulisse dantesco non bisogna riconoscere l'eroe goetiano della conoscenza, ma piuttosto il simbolo dell'insufficienza della ragione, che sola, dice Valenza, non può bastare a se stessa, cioè non può compiere il salto dal naturale al sovrannaturale. Ma prima di parlarne al pubblico del CUM, il vecchio allievo scrive al vecchio maestro, a Blondel, per esporgli un po' la sua intenzione di fondo, e qui mi piacerebbe citare brevemente. Scrive a Blondel e dice: «Trattando del personaggio di Ulisse nella Divina Commedia, intendo dimostrare che non si deve vedere in lui, come si è fatto, una sorta di Faust, punito per aver voluto sapere troppo, ma piuttosto la figura della ragione che crede di poter bastare da sola ai problemi fondamentali. In questo, l'Ulisse, dice Valenza, è il simbolo blondeliano della filosofia separata». Cioè l'Ulisse di Dante non è l'Ulisse di Omero, dice Valenza, è un altro Ulisse, non è una figura molto più tragica, forse molto più complessa, cioè che l'immaginazione di Dante trasfigura rendendolo una figura tragica, nel senso che è una figura che ci indica, ci mostra i limiti naturali imposti alla scienza e alla ragione. E qui Valenza ci dice: guardate che la Divina Commedia in realtà esprime un pensiero che si incarna in simboli che hanno una portata, un valore universale. C'è un pensiero poetante, potremmo anche dire una poesia pensante, che si incarna in simboli quali l'Ulisse, come simbolo della filosofia separata, ma come Beatrice, che per lui, e questo è interessante, non è tanto il simbolo della teologia, ma quanto il simbolo dell'amore, e Virgilio, come simbolo universale della poesia. Ma, come dire, approfondendo la lettura che Valenzan fa del canto 26 dell'Inferno, come ricorderete, nel canto 26 dell'Inferno, il re di Itaca si avventura in mare aperto insieme alla fedelissima compagnia Picciola e convince i fedelissimi compagni a varcare la soglia, la frontiera, no? Le colonne d'Ercole che sancivano i limiti, no? Della conoscenza e dello scibile umano.
convince a varcare la soglia, varcate le colonne d'Ercole, iniziano a intravedere la montagna bruna, cioè la montagna del purgatorio. E lì, varcata la soglia, la morte li attende. E Dante dice infin che il mar fu sovra noi richiuso. Cioè Ulisse e i compagni, varcata la frontiera, naufragano. E per Parenzani il naufragio di Ulisse, dell'Ulisse dantesco, riveste appunto un significato che riposa sulla frontiera fra ragione e mistero. Cioè, la colpa o peccato di Ulisse non è la curiosità in sé, cosa, dice Parenzani, onorare al Medioevo, che anzi onora, non deprime, onora l'uomo. E non viene anche condannato perché sacrifica i doveri familiari sull'altare della conoscenza o del desiderio o dell'amore della conoscenza, no. Dice Parenzani, Dante lo avvolge nelle fiamme infernali a fianco di Diomede perché non è che faccia uso della ragione, ma abusa della ragione, spingendosi oltre i limiti naturali imposti, definiti rispetto alla scienza. Perché? Perché oltre a una concupiscenza della carne, vi è una concupiscenza dello spirito che Dante, secondo Parenzani, da cristiano, non può far altro che disapprovare. E qui altro elemento interessante è che Parenzani incoraggia una lettura autobiografica dell'Ulisse, dicendo Ulisse non è soltanto il simbolo della ragione o della sua insufficienza, no. Ulisse in realtà è il simbolo di Dante stesso, perché Dante come il suo personaggio è un assetato, è un avventuriero della conoscenza e così per mezzo del mito ciò che fa Dante è ciò di criticare se stesso, stigmatizzare se stesso, stigmatizzare una parte di se stesso che poi nella commedia prende il nome di Ulisse. E Dante, da questo punto di vista, nella prospettiva di Parenzani, non è tanto uno spirito moderno, no? Come molti sostengono, no. Dante piuttosto esprime, anzi esalta, la coscienza del suo tempo. C'è un profondo pensatore medievale che non condanna in sé e per sé l'aspirazione al sapere o l'amore per la conoscenza. Ciò che condanna Dante è la superbia e la dismisura, ciò che conduce l'uomo a non riconoscere i limiti naturali della ragione. Cioè Dante esprime una coscienza critica del limite o della soglia o della frontiera che nutre un pensiero rispettoso e riconoscente nei confronti del mistero che supera, con tempo supera e definisce l'uomo. Cioè la ragione naufraga solo se si chiude in se stessa creendo di poter bastare a se stessa. Ecco perché la ragione naufraga, si crede bastevole. E qui, credendosi o pretendendosi bastevole, cioè Valenza genera quei mostri che solo il riconoscimento aperto del mistero permette invece di sconfiggere. E qui concludo veramente. Non è la ragione, dice Valenza, leggendo Dante, che ci permette di accedere al mistero o di riconoscerlo come tale. No, è l'amore. Infatti Dante deve attendere Beatrice per passare oltre, andare oltre la soglia, oltre la frontiera. Ma attenzione, dice Parenzani, amore e ragione vanno distinti, ma non vanno mai e poi mai separati. Cioè nell'opera dantesca Eros e Logos non si contraddicono, ma si riconoscono e si compenetrano. E condannando il suo Ulisse, ciò che Dante condanna è la follia della ragione, una ragione che crede di poter bastare a se stessa, ma al contempo coltiva l'ideale, e su questo raggiunge o incontra Blondel, di una ragione illuminata dall'amore. Grazie. Grazie al dottor Rezzetti, anche a lui per questo interessantissimo intervento, che si riporta appunto in questi continui rimandi del seme dantesco che fiorisce in Europa appunto e in tutto il mondo. Adesso appunto passerò la parola al dottor Giulio Sacco, dottorando in filosofia presso l'Università degli Studi di Perugia. Grazie dell'invito.
Io nel mio saggio all'interno del libro ho cercato di trattare uno dei temi centrali in Dante, in particolar modo nella Divina Commedia, che è il tema dell'amore, che ovviamente è stato un sentimento al centro della letteratura, della poesia, come è normale che sia, ma anche della filosofia. Perché? Perché se da una parte l'amore, sicuramente uno dei più potenti motori dell'essere umano, è qualcosa che ci spinge a compiere delle azioni nobili, generose, a volte però l'amore si può anche rivelare invece una forza distruttiva, si può legare ad emozioni negative come la rabbia, come il desiderio di vendetta, a volte ci può anche spingere addirittura a compiere azioni contrarie ai principi di giustizia. Ed è proprio per questo che la filosofia dall'alba dei tempi, in realtà da Platone già, aveva cercato di chiedersi come sia possibile in qualche modo rendere questo sentimento che per noi è così importante un po' meno perturbante, cioè fare in modo molto semplicemente che fosse al servizio del bene, della giustizia piuttosto che dell'ingiustizia. Ecco, in questa tradizione filosofica si inserisce anche la filosofa contemporanea Martha Nussbaum, che ha dedicato parte della sua ricerca proprio alla riflessione etica sulle emozioni. E quello che ho cercato di fare nel mio articolo all'interno del libro è stato proprio analizzare l'interpretazione che Nussbaum dà della visione dell'amore di Dante, che lei ricostruisce filosoficamente all'interno, a partire dalla Divina Commedia. Ecco, io come il professor Pizza non sono un dantista, ma ho cercato di vedere una rilettura di Dante a partire dalla filosofa Martha Nussbaum. Ora, tradizionalmente possiamo dire che l'immagine che la filosofia ha utilizzato per indicare questa moralizzazione dell'amore, questa purificazione, è l'immagine dell'ascesa. Platone nel Simposio parlava proprio di una scala di Eros, perché voleva indicare questo fatto, che l'amore doveva perdere quei tratti negativi, quei tratti anche a volte immorali, e doveva diventare per Platone una via per cogliere in qualche modo l'idea stessa di bello, che poi per lui era strettamente legata all'idea di bene e all'idea di giustizia. Ora però qual è il problema? Che come hanno fatto notare vari commentatori, questa ascesa platonica dell'amore, questo amore platonico ideale, che punta a cogliere quest'idea metafisica di bene, da una parte sicuramente va ad elevare questo sentimento, è certo, però dall'altra a noi sembra anche un po' poco attraente, perché va a sacrificare comunque degli aspetti della nostra vita che noi tendiamo a ritenere importanti. Uno su tutti la dimensione dell'individualità, il particolarismo dell'amore, cioè molto semplicemente il fatto che noi vogliamo amare un'altra persona determinata, vogliamo amare un singolo individuo, non vogliamo amare semplicemente un'idea astratta, metafisica di cui l'altro si fa portatore. E in qualche modo, secondo Martha Nussbaum, l'ascesa dell'amore proposta da Dante nella Divina Commedia riesce laddove invece l'ascesa di Platone aveva in parte fallito, cioè l'ascesa dantesca riesce a preservare, pur descrivendo un amore ideale, questa dimensione particolaristica dell'amore. E questo si vede subito in quello che è l'esempio paradigmatico di amore all'interno della Divina Commedia, che è quello proprio tra Dante e Beatrice, che di sicuro è un amore ideale, adesso vedremo perché, ma rimane sempre un amore diretto a una persona determinata, a un individuo determinato. Ora, noi sappiamo che Dante e Beatrice si ricongiungono alla fine del Purgatorio, quindi dopo che comunque Dante ha compiuto tutto un percorso di purificazione dal peccato, in qualche modo, nella sua narrazione è passato dall'inferno, ha visto il Purgatorio e quindi si è purificato. E la donna che rincontra non è la Beatrice terrena, lui rincontra un'anima. Eppure la cosa interessante, secondo Nussbaum, è che quando i due effettivamente si rincontrano, quello che poi prova Dante non è semplicemente un sentimento evanescente, una mera contemplazione, ma Dante prova proprio quella passione originaria, quell'ardore originario di un tempo. Tant'è che lui, di fronte all'apparizione di Beatrice, fa due affermazioni, una delle quali ho anche messo come titolo del mio capitolo. La prima è: d'antico amor, dice Dante, sentì la gran potenza. E poi fa un'altra affermazione, dice: men che dramma di sangue m'è rimasto che non tremi, conosco i segni dell'antica fiamma. Ecco, entrambe queste espressioni, d'antico amor sentì la gran potenza e conosco i segni dell'antica fiamma, secondo Nussbaum stanno a sottolineare proprio questo, che l'amore di Dante rimane la passione, l'amore ardente di Dante per Beatrice, per una persona determinata, non un sentimento edulcorato in qualche modo, non semplicemente una contemplazione di un ideale metafisico. E questo fatto, questa dimensione particolaristica anche dell'amore, si evince anche da un altro fatto, un altro indizio,
e cioè che i due amanti poi si chiamano per nome. Quando Beatrice entra in scena, la prima parola proprio che proferisce è il nome di Dante, lo chiama, dice Dante. E tra l'altro questa è l'unica occorrenza in tutto il poema in cui si ritrova la parola Dante nella Divina Commedia. E dopo aver chiamato Dante, Beatrice a sua volta si identifica, gli dice guardaci ben son Beatrice. E ancora una volta questo sta a sottolineare, secondo Nussbaum, proprio questo, che l'amore tra di loro, pur essendo un amore ideale, è un amore per una persona determinata, è l'amore di Dante per Beatrice ed amore di Beatrice per Dante. Quindi viene mantenuta questa dimensione importante, appunto individuale anche, dell'amore diretto appunto a un'altra persona determinata. Ora, secondo Martha Nussbaum, quello che in qualche modo Dante ci vuole suggerire è che la purificazione dell'amore, la moralizzazione dell'amore, l'ascesa, per usare i termini platonici, non ci costringe necessariamente a sacrificare la dimensione dell'individualità, del particolarismo, cioè non siamo costretti semplicemente ad arrivare ad amare un ideale astratto e basta. Possiamo fare in modo che il nostro amore venga appunto purificato, tra virgolette, pur rimanendo un vero amore per un altro individuo, per un'altra persona. E anzi, forse il paradosso sta nel fatto che per Dante quasi sembra che questa attenzione all'unicità di un'altra persona può essere ottenuta non nonostante un'ascesa dell'amore, ma grazie ad un'ascesa dell'amore. Un'ascesa che liberi in un certo senso l'amore dal peccato. Perché? Perché per Dante, dice Nussbaum, finché noi rimaniamo legati a dei beni mondani, non riusciremo mai a cogliere la vera unicità, la particolarità, l'individualità di un'altra persona. Nel momento in cui noi dirigiamo la nostra attenzione, il nostro amore, potremmo dire freudianamente le nostre energie libidiche, a cose come, non so, la fama, il successo, il denaro, o anche l'amore erotico quando diventa esclusivo, cioè quando amiamo qualcuno solo ed esclusivamente per il suo aspetto. Ecco, tutte queste cose creano, secondo Dante, una sorta di nebbia, ci appannano la vista. Dante la chiama in un canto la caligine del mondo. Ecco, è come se tutte queste cose ci andassero ad annebbiare la vista e ci impedissero di cogliere veramente quell'unicità della persona che abbiamo di fronte, e quindi non riuscissimo veramente ad essere diretti a lei, a dirigere il nostro amore verso la persona, ma in qualche modo lo spostiamo verso altre cose, quindi rischiamo anche di strumentalizzare gli altri. Ora, chiaramente la visione di Nussbaum e di Dante sono due visioni non totalmente sovrapponibili, e nel mio saggio ho cercato di mostrare tanti punti di consonanza quanto anche gli elementi di distanza. Però se dovessi sintetizzare, ciò che Nussbaum ritrova di prezioso in Dante, nell'ottica di una psicologia morale, è proprio questo. E cioè che il modello dantesco rappresenta un modello di ascesa dell'amore che però riesce a preservare la dimensione particolaristica, la dimensione individuale. E cioè l'amore di Dante è un amore che pure è asceso, o anzi forse potremmo dire proprio perché è asceso, non è semplicemente amore per un ideale astratto, ma è sempre diretto ad un'altra persona determinata nella sua unicità e nel suo vero sé. Grazie. Grazie anche al dottor Sacco. Allora, il nostro tempo insieme sta per fine. Ci sono degli interventi che volete appunto aggiungere qualcosa? Io un ringraziamento, oltre che al curatore che ci ha riunito, il professor Marianelli, che ha avuto anche un po' di coraggio a portare avanti questa cosa, anche la casa editrice, perché ha dato una veste grafica molto bella e con una copertina splendida, con una edizione veramente gradevole per la lettura, non seriosa, seria ma non seriosa. Veramente grazie alla casa editrice, grazie al curatore, ma grazie a tutti gli amici, anche ai confronti che nasceranno sicuramente da sto libro. E grazie davvero di cuore a tutti. Grazie anche da parte mia per i vostri interventi, ma associo ai ringraziamenti del professor Moschini. E allora vi do appuntamento al prossimo incontro e grazie a tutti. Grazie a lei, arrivederci. Arrivederci. Grazie, arrivederci, è stato bellissimo, grazie veramente. Grazie. Grazie alla parola più gettonata. Sì.
Sì, arrivederci. Che poi è una parola bellissima. D'altronde la grazia è il motore del cammino, quindi. Esatto. Beh, ciao. Grazie.